Ti aspetto fuori in macchina. Alexander, non può essere vero. Katarina. Alexander, ti prego. Non è quello che credi. E allora che cos'era? Fra me e Sven non c'è proprio niente. Ah, no? Non farmi ridere. Pensi davvero che sia tanto idiota? Non volevo arrivare a questo punto, te l'assicuro. Alexander, io voglio restare con te. Devi credermi. Ti prego, facciamo quel viaggio in Italia. Non crederai davvero che adesso voglia partire con te? Ma l'Italia, questo viaggio ci farebbe bene. Scordatelo, torniamo all'hotel. Alexander, per favore. Ci farebbe bene andare a Capri. E dovrei starmene sdraiato al sole con te come se non fosse successo niente. Potremmo almeno provare. No, grazie. Senti, chi ti ha detto dove ero andata? È stato Maxim. Una volta tanto si è reso utile. Che c'è, qualche problema? Restiamo qui, non andiamo più via. Per che motivo? Chiedilo alla tua cara nuora. Pronto? Pronto? Sono Laura Mahler. Non so, forse ho sbagliato numero. Volevo parlare con... Ciao, Laura. Sono Ellen. Ah, ciao. Mi passi Christian, per favore? Adesso non c'è. Ha lasciato il cellulare a casa. Capisco. Potresti dirgli che ho telefonato? Sì, certamente. Grazie. Ciao. Ciao. Come ha potuto? Papà, per favore, non puoi bussare quando... Qualcosa non va tra voi? Ti prego, non ho voglia di parlarne. Perché non siete più partiti per l'Italia? Cosa diavolo è successo? Va bene. Tanto prima o poi lo verrai a sapere. Mia moglie mi tradisce. Katarina. Sì, con quel pittore. Oh, non dire sciocchezze. Alexander, ne sei proprio sicuro? Magari ti sei sbagliato. Katarina ti ama, non sarebbe mai capace di tradirti. Se tu avessi visto quello che ho visto io. Li hai colti sul fatto? E adesso? Che cosa vuoi fare? Ma non ne ho idea. Io non lo so che cosa fare. Quell'imbrattatele. Figurati se può essere un tuo rivale. Che cosa rappresenta lui per Katarina? Un'avventura, una distrazione, una scappatella. E allora? Non finisce certo il mondo per questo. E lei non è donna da gettare alle ortiche un amore cresciuto negli anni. Figliolo, non devi arrenderti, devi lottare per Katarina. Non è troppo tardi. Tu l'ami, non è così? E allora lotta per il tuo matrimonio. Troppe cose dipendono dalla vostra unione. Ah, è così, è per la fusione. Ecco che cosa ti interessa. A te non interessa il mio matrimonio o la mia felicità. Non ti importa di me e Katarina, hai solo paura per la fusione, solo questo. Non essere ingiusto, sai quanto tengo a voi due. Ti prego, lasciami solo. Che io non ti voglio perdere.
Pronto? Ciao, Tania. Amore, come stai? E Laura? Sto bene. Qui è tutto così bello, davvero, mi sembra un sogno. Non è che per caso vuoi rimanere lì? No, domani torno a casa. Salutala. Torni domani? È fantastico. Prima però devo dirti una cosa. Insomma, mi sentivo così sola che questa sera ho deciso di invitare qualcuno a farmi compagnia. Ah sì? E chi hai invitato? Marie. E qui ti manda i suoi saluti. Mi fa piacere. Salutala anche da parte mia. Va bene, ricambia. Grazie, ci vediamo stasera. Ascolta, non riesco a parlare con Christian. Neanche lui mi telefona. Gli è successo qualcosa per caso? Non mi risulta. Però se vuoi, quando lo vedo posso dirgli di telefonarti. Sì, fammi questo favore. Ora ti lascio, se no spendo troppo. Ci vediamo domani, ok? Oh, e dai un bacino a mamma, eh? Certo. Ciao. Ciao, sono contenta. Credevo fosse già partito per la vacanza. C'è stato un contrattempo. Niente di grave, spero. No, niente di grave. Bene, allora posso consegnarle la posta? Sì, grazie. C'è anche una cartolina di Laura dall'Italia. È molto carina, ha scritto anche a tutto l'hotel. Sì, è molto bella, grazie. Signor Zalfeld. Sì, che cosa c'è? C'è forse qualcosa che non va? Voglio dire, mi sembra un po' teso. Senta, se c'è qualcosa di cui vuole parlare, sa che io non voglio essere invadente. Allora la prego di lasciarmi stare, ok? Oggi non voglio essere disturbato. Da nessuno. Posso? Intendi lavorare tutta la notte? Alexander, io posso capire che tu non voglia più partire con me per l'Italia, ma noi dobbiamo parlare. Ti prego, Alexander. Ti sto solo chiedendo di parlare con me. Già, forse dovremmo. Io ti amo, Caterina, e non ti voglio perdere. Ma non saprei di cosa parlare. Non dobbiamo chiarire niente. Sei tu che devi chiarire alcune cose con lui. La questione non riguarda solo me. Abbiamo commesso entrambi degli errori nel nostro matrimonio. Dovrei essere io a prendere una decisione per tutti e due. Eh? Io ho già detto tutto. Ora tocca a te. Tu vuoi che io vada da lui? Caterina, io voglio che tu faccia chiarezza nel tuo cuore. Ok? Devi prendere tu una decisione. Solo tu. Va da lui. Forza. Va da lui e cerca di capire che cosa vuoi. Forse hai ragione tu. Deville? Oh, finalmente. Ciao, Laura. Perché finalmente? Helen non ti ha detto che ti avevo telefonato? No, quando? Verso l'ora di pranzo. E anche Tania doveva dirti di telefonarmi. Tania non l'ho nemmeno incontrata oggi. E Helen si sarà dimenticata di dirmelo. Probabilmente le hai parlato in un brutto momento. Come in un brutto momento? Lo sai che cosa voglio dire.
I suoi attacchi di panico? Non fa ancora niente per superarli? No, non ancora, ma vedrai che troveremo una soluzione. Te l'ho già detto, tu non sei la persona più adatta per aiutarla. Ellen ti ama. Vuoi risolvere il problema per telefono? No, credo di no. Dimmi piuttosto quando ritorni. Mi manchi tantissimo, Laura. Anche tu mi manchi tanto. Allora, quando ritorni? Domani. Non resisto un altro giorno senza di te. Neanch'io. Non vedo l'ora di baciarti di nuovo. Che cosa hai fatto? L'hai praticamente mandata fra le braccia di quel tipo. Cos'è? Avrei dovuto incatenarla. Comunque lo sai che se la stanno spassando adesso. Ah. Ho dubitato spesso del tuo buonsenso, soprattutto negli ultimi tempi. Ma adesso sei veramente impazzito. Dovrei sfidarla a duello? E perché no? Dagli una bella lezione, così forse la smetterà di correre dietro alle donne sposate. Robert, tu puoi risolvere così i tuoi problemi, non io. E tu come li risolvi? Stai qui a piangere? Al tuo posto io gliene darei così tante a quel tipo da fargli dimenticare chi è. E cosa risolverei? Eh? Così perderei per sempre Katarina. Però almeno ti sentiresti sollevato, ti sentiresti molto meglio. Non è così semplice come credi. Io voglio... Basta, non parliamone più, ne ho abbastanza, voglio stare in pace. Alex. Se Katarina mi ama veramente, tornerà da me per sua scelta. Ciao. Dove eri andato? Ti ho cercato ovunque. Sì. Per dirmi che mi vuoi lasciare. Sembra che la cosa non ti interessi affatto. Questo non è vero. Mi interessa molto, invece. Ma è un'eventualità da prendere in considerazione. Comunque, ieri notte non sei tornata a casa. Beh, certo. È inutile che ti domandi dove sei stata. Ti posso chiedere una cosa, Alexander? Sì. Se Laura non fosse tua sorella, ora staresti insieme a lei?